Ciao a tutti, eccoci alla seconda sessione di questa breve cronaca di Our Haunt, che abbiamo soprannominato il fabbricante di bambole, visto che è il tema ricorrente di questa storia, che è ambientata in una vecchia magione inglese, nel nord England, che è la magione dei Burgess. Attualmente è abitata da Jeremiah, che è un 45enne che effettivamente è un fabbricante di bambole e ha un piccolo assistente chiamato Timothy. In realtà la casa è infestata da vari fantasmi appartenenti e non alla famiglia Burgess. Uno è Alistair Burgess, che è ritornato dall'oltretomba, forse dall'inferno, perché a quanto pare ha fatto un rituale dove stava cercando di ottenere dei poteri da un demone chiamato Paimon, e non è però stato in grado di terminare il rituale che richiedeva un sacrificio umano, e quindi è stato mandato momentaneamente nell'oltretomba, ma ora è ritornato. Pare che nella magione si riunisca un culto che venera Paimon, che è il culto della loggia d'argento, di cui forse Geremia fa parte. La cosa che è certa è che Geremia, anche lui, ha in qualche modo utilizzato la magia nera per vendetta. Jeremiah è zoppo fino a quando era bambino, e per vendicarsi delle persone che gli hanno fatto dei torti fin da quando era piccolo, li intrappola dentro delle bambole che lui costruisce, tra cui il fantasma di Sissy, che abbiamo scoperto essere una ragazza che lo conosceva quando lui era piccolo e lo prendeva in giro, e che adesso sta cercando in ogni modo di rompere questa maledizione, utilizzando appunto il demone Paimon che ancora abita nella magione. Andando invece indietro nel tempo, come ha fatto la famiglia Burgess a scoprire le nozioni per evocare il demone Paimon? Bisogna andare fino al trisavolo di Jeremiah e Alistair, Joseph Burgess, e l'altro fantasma che abita nella magione, che è Heathcliff, che era un ragazzo che è stato adottato da Joseph, ma quando è stato beccato in qualche modo a sedurre la figlia, è stato in qualche modo diseredato o comunque allontanato dalla casa. Non mi ricordo se è stato anche ucciso da Joseph. No, l'ho sopravvissuto perché alla fine. Perché. Diciamo. Poi ho iniziato a traviare anche i suoi figli, eccetera, eccetera. No, infatti, e quindi Heathcliff è quello che effettivamente ha insegnato alla famiglia a evocare il demone, e adesso sta infestando la casa insieme agli altri fantasmi per farla pagare ai viventi, che sono fondamentalmente i discendenti di Joseph, che l'ha tradito così. Lui è molto legato a Timothy, forse perché lo ricorda da quando era piccolo, ma questa cosa non è stata ancora vista, che è l'apprendista di Jeremiah, l'apprendista fabbricante di bambole. Nell'ultima sessione abbiamo visto Sissy, che ha tentato effettivamente di fare un rituale per rompere la maledizione, che richiede però un sacrificio umano. Ha prima chiesto a Heathcliff di aiutarla, e Heathcliff però si è rifiutato perché non ha intenzione di uccidere le persone che vuole tormentare. Ha tentato quindi Sissi di portare nel cerchio magico, nella stanza dimenticata, dove, che effettivamente è anche il laboratorio di Geremia Mai. per costruire le bambole, ha portato Maria, che è la vecchia domestica. Paimon ha chiesto di ucciderla, ma Sissi non ha modo, e il rituale però che si attiva costantemente si è attivato mentre Maria era nel cerchio. Lei è morta apparentemente, ma la sua anima, il suo fantasma, è rimasto intrappolato dentro una bambola che era lì. Alistair, dopo aver anche lui essersi rifiutato di aiutare Sissy a compiere questo sacrificio,
si è accorto che nella casa adesso c'è anche il fantasma di sua madre, Veronica. Questo perché quando Jeremiah è stato terrorizzato da Heathcliff, che è il suo passatempo principale, è andato a rifugiarsi nella cantina. Lì, nella cantina, c'è in fondo, in una zona buia della cantina, ci sono altre bambole, tra cui ce n'era una, vestita con un vestito azzurro, che pare che a Jeremiah fosse molto cara e la usa per calmarsi. E Heathcliff gliel'ha bruciata e pare che dentro ci fosse il fantasma di Veronica, che Alistair non ha ancora incontrato. In un momento di, in qualche modo, di chiarezza da parte di Alistair, vedendo il fratello così distrutto nel suo laboratorio a guardare una vecchia foto della loro madre, si avvicina, gli tocca il cuore e in qualche modo riesce a eliminargli momentaneamente le ombre che lo attanagliavano, donandogli un momento di pace e di serenità, che pare che ancora ora è in questo stato. E Germania inizia a costruire delle bambole non per intrappolarci dei fantasmi, ma effettivamente per i bambini in questo momento di serenità momentanea che ha raggiunto. Quindi in questo momento abbiamo Maria che è appena stata intrappolata dentro una delle bambole da Sissi, anche se non era quello che voleva, Heathcliff che ha appena finito di tormentare Jeremiah e Alistair che ha ridato serenità momentanea al fabbricante di bambole. E quindi siamo qui. Allora, quindi la prima scena di questa sessione è ambientata, l'ambientiamo nel. Dunque, abbiamo deciso che, visto che il manuale lo dice espressamente, di decidere vagamente di cosa parlerà la sessione, se di un personaggio o di una stanza, poi questa cosa può evolvere in modo inaspettato, ma è giusto per avere un punto di partenza. Visto che vogliamo esplorare il culto dell'orologio d'argento che venerava Paimon, a cui Alistair era legato, forse anche Jeremiah, e non è ancora comparso. Facciamo la prima scena nel basement. Ok? Ok, quindi Marco, tu sei il master di questa scena, quindi devi decidere come si apre, chi c'è e dici tu. Volete che iniziamo che il culto sta già operando, tra virgolette, oppure vogliamo vederli che arrivano? Come vuoi. Vai. Poi, diciamo, se è già lì, secondo me è È già lì, meglio. sì. E dici chi è presente di noi e che cosa serve questa scena almeno all'inizio, cioè qual è il tema, il fulcro di questa scena almeno all'inizio. Allora, prima di tutto, per quanto riguarda il culto, mi piacerebbe che avessero qualcosa di particolare. Cioè, mi viene in mente la scena quella dell'ultimo film di Kubrick, che avevano tutti questa maschera tipo veneziane. Noi nel nostro cosa potremmo dire? Le maschere ancora no, perché sennò sembra di copiare. Però mi piacerebbe che hanno qualcosa di particolare tutti quanti, o che lo indossano, o che lo hanno in mano, cose di Sì, questo però possono genere. essere maschere effettivamente, però di porcellana, tipo bambole. Ah, ok, perfetto. Quindi sono magari ricamate in maniera particolarmente bella. Maschere di porcellana simili a bambole. Ok, quindi loro per non farsi vedere effettivamente da chi li segue Sì. all'esterno hanno queste maschere di porcellana che li coprono il. Ma magari anche loro stessi non si vogliono riconoscere Ah, no, può a livello di essere. nome e cognome. Sì. E magari sono proprio all'opera per dire, svolgere uno dei loro rituali classici e possiamo già legarlo a qualcosa che sono i problemi, perché l'altro problema irrisolvibile della stanza, oltre a questo culto, erano i portali che portavano in altri luoghi, in altri tempi. Magari può essere che questa sera, questa notte, non so quando si ritrovano, vogliono tirare fuori da un posto, un luogo lontano, qualcosa e portarlo lì. Secondo voi ci sta o è troppo? Ma penso sia più una cosa per i fantasmi, onestamente, che però i vivi, la cosa dei portali. Ma E se fosse secondo proprio un me fantasma quello che tirano fuori? non è specificato, secondo No, me. non è specificato, però dico, E secondo me diciamo. ci può stare che. Considera che sono entrambi problemi, eh. Sì. Uno è living criminals use the basement as one of their meeting places. E l'altro è quello del E l'altro è portale. quello dei portali, secondo me ci sta tranquillamente. Poi è chiaro che magari aprono questi portali e ci escono dei fantasmi.
Sì, ma era proprio quello l'obiettivo, secondo me. Cioè, loro vogliono portare qualcuno che faccia da tramite, per i loro comodi, ovviamente, fra il mondo di Eevee e il nostro. Ok, dimmi di allora chi è presente. Allora, io mi immagino una quindicina di persone, non di più, messe in posizione strana, non nel classico cerchio, magari che ne so, se visti, se inquadrati dall'alto, magari formano una croce, per così come sono piazzati, seduti per terra. Mi immagino che abbiano qualcosa addosso per essere tutti uguali, quindi non so se è la classica tunica, è troppo standard, è troppo già vista, ma No, comunque, ok. Me l'immagino tutta bianca, in modo tale che visti da fuori praticamente cambia solo l'altezza, ma per il resto sembrano tutti uguali. E stanno facendo questo rito perché affinché da questo portale esca questo fantasma, questa entità che loro hanno selezionato apposta affinché sia qualcuno con cui loro ci possano parlare e possa appunto fare da tramite dal mondo dei vivi al mondo dei fantasmi. e chi di noi è presente? Teoricamente tutti, cioè io immagino che questo sia un momento che per noi è abbastanza interessante. Il culto è qualcuno che è vicino a noi, no? O perlomeno sono nello stesso ambito. Sì, cioè sicuramente. Dunque, noi siamo lì perché siamo interessati a capire cosa stanno facendo questi qua con Paimon. Ha senso. Ok. Ok, e Possiamo. vai pure. Ok, una delle mosse mie era quella di accendere una vecchia radio. Dici Esatto. della bambola? No, no, proprio del basement. Dice, chiedi a qualcuno di accendere La la vecchia vecchia radio? radio e act along with the old radio plays e reagisci. Dammi una mano a tradurre. E reagisce alla musica che senti, è così. No, No, è un diciamo, è partecipare alla play, come si dice, all'opera all'opera che c'è alla radio, radiofonica. perché Sì. esatto, cioè come se facessero lo sceneggiato radio. Esatto, lo sceneggiato radio è quello. Questo potrebbe centrare qualcosa con quello che sta facendo, tipo noi lo facciamo come accompagnamento Un po' too al much, rito. forse, non lo Ok, so. no, no, niente, niente. Perché Ok, ok. dice proprio una, cioè appunto uno sceneggiato, quindi Non è questo il momento. Okay. probabilmente c'è una mossa più diretta, A meno però che non lo intendi in modo molto obliquo, pare che tipo Paimon parla attraverso la radio. potrebbe essere, esatto. Dice che possiamo deciderlo noi che cosa. Devi tu chiedere a qualcuno di farlo, a parte che uno può anche rifiutare, tipo in questo caso se tu avessi chiesto a Gav dice guarda no, ha rifiutato e Ok. non si prende il token Se no, e basta, ok. puoi andare Chiediamolo anche ad Alistair prima di passare ad altro. avanti. No, no, guarda, infatti andrei avanti, vedete che mi guardo un attimo le Ok. mie mosse. Se no, introduciamo questa creatura che loro tirano dentro. A questo punto vi chiedo Ma quella di. tipo, posso anche solo iniziare facendo un commento ad Alistair, dicendo, ma senti, ok, hai fatto la tua opera di bene con tuo fratello, ma appena ritornata questa gente, diciamo, ritornerà il vecchio Geremia di prima. Ah, giusto, Come ti Geremia fa c'è o sentire? no? Chiedo. Sa che vi siete sovrapposti. No, infatti, prima di rispondere, volevo sapere, Geremia c'è anche lui o è rimasto su? Allora, non so se voi avete avuto la stessa idea, ma io ho sempre avuto la sensazione che lui accetti, ma che non gli piaccia sta cosa. Ok, quindi non c'è. È stata una sensazione solo mia o non lo vedo Non l'abbiamo. No, partite? infatti, non è mai stato specificato, quindi per adesso lui non ha mai partecipato. Ok, Ok, quindi no, quindi direi che non c'è. Alistair è lì che sta aleggiando nella stanza dietro a questi figuri che stanno facendo il rituale per aprire questo portale grazie a Paimon. E guardo Heathcliff e dico. Mio fratello era molto turbato. Non mi importa veramente tanto di lui o di cosa vuole fare. Ma ho visto che aveva una foto.
La foto di nostra madre, tu ne sai niente? Tua madre era una persona gentile, non avrebbe meritato di finire immischiato con la tua famiglia maledetta. Effettivamente l'ho incontrata l'altro giorno. Strano che non ti abbia ancora, non, tu non l'abbia ancora incrociata. Io vedi che vacillo e dico, c'è il suo fantasma qui? Sì, penso che tuo fratello l'avesse intrappolata insieme a molte altre persone. Aiutami, ragazzo, la mia memoria, insomma, confonde un po' le cose, ma com'è morta tua madre? Io non, vedi che divento molto scuro. Credo. Io E tu non non. eri un fumo? Sì, no, infatti. Effettivamente sono un fumo nero con gli occhi rossi. Quindi diciamo che. Non c'era Sicuro qua, di così? lo specchio che ti fa vedere come sei davvero. Sì, è proprio Ah, qui, no, sì, ok, qua qui nel si basement. vede. Quindi sono davanti allo specchio. E immagino che i cultisti siano troppo impegnati per vederlo. Ma io sono questo fumo nero davanti allo specchio e tu mi vedi nello specchio? Riesci a vedere la mia espressione solo nello specchio perché sennò sono questi occhi rossi che aleggiano nel fumo. E inizio ad avere una faccia un po' contrita e ti dico, non me lo ricordo. È una di quelle cose che non mi sono portato dall'inferno quando sono tornato indietro. O forse sono soppresse dentro di me e non so se voglio veramente ricordarlo perché. Temo che c'entri quello che sta succedendo qui. Beh, hai tutta l'eternità, è meglio non appesantirti l'anima più del dovuto. Nel mio caso non mi hai mai detto perché hai voluto insegnarci a evocarlo. O soltanto per giocare con noi come stai facendo da anni. Non apprezzo il tuo. Tra l'altro mi sa che questo conta come token Perché ti per sto chiedendo sì, perché sono se sei incazzato, arrabbiato, quindi sì, prendo, come ti ho fatto, sempre. il tuo lure. Mi fai sembrare una persona così superficiale se la racconti in questo modo. La verità è che non c'è nulla che faccia più male a Joseph che vede la sua famiglia in questo stato. È una ragione, diciamo, più che sufficiente per me. Pensa di me con quello che vuoi. Sì, beh, mi spiace che tu sia così pieno di odio, perché il posto da cui vengo non è un posto piacevole. Io ci sono stato, puoi credermi o no. Sto facendo la mia mossa, tra l'altro, Sì. di una verità sull'oltretomba. È un posto dove ci sei tu e i demoni di cui si parla. Che le persone che sono state all'inferno parlano sono i demoni che abbiamo dentro e tu ne hai molti e li stai facendo crescere così. In ogni caso non posso permettere che queste persone, i miei vecchi compagni del culto, lo evochino. Mi metto in mezzo alla croce, loro non mi possono vedere ma c'è questo fumo nero che aleggerebbe sopra di loro e faccio una mia abilità che è metto una potente preghiera di protezione, però la faccio con gravi conseguenze che Marco, visto che sei il master tu, introduci tu. Allora, questa grave conseguenza io riprovo sempre sulle mosse della quelle che posso scegliere solo una per sessione. Potrebbe essere l'aprirsi di quella porta. Che dice disconnect itself for the rest of the house e connette a qualcun altro, si apre appunto questa porta su questo pezzo di parete che normalmente non ha nulla, non compare una porta fisica, è più che altro una sorta di linea molto sottile di luce che fa un contorno di porta sul muro e
è luminosa all'interno di questa basement che è tipicamente buio. E forse sto già dicendo troppo. No, no, devo descrivere come no, appare. Devi semplicemente okay. Dire. Queste sono due cose diverse. Che stai facendo? Perché tu stai facendo la mossa quella una volta per sessione, giusto? Sì, giusto. Prima dimmi una conseguenza a prescindere legata alla mia mossa, e poi se vuoi puoi fare la mossa di sessione. Beh, allora ce la fai a bloccare questo rituale che loro stavano facendo. Il che li nervosisce molto, perché incominciano a darsi la colpa uno all'altro, magari dicendo che uno non è particolarmente concentrato, un altro non ha, immagino che devono recitare dei versi, qualcosa di questo genere, quindi qualcuno accusa di aver sbagliato le parole a un altro e si crea un certo nervosismo, e per il momento non ce la fanno fare quello che vogliono fare, e contemporaneamente succede quella cosa. Qual è la grave conseguenza? Allora, vediamo. Per dire, se tu hai detto che inizia a litigare, potrebbe essere che, visto che il problema irrisolvibile della stanza è che ci sono i criminali che si incontrano con tensione e violenza, può essere che questa cosa escala in una violenza, tipo che uno accoltella un altro. Ah sì, allora, anziché cominciare a besticiare fra di loro, incominciano tutti a puntare il dito su uno solo, il quale inizialmente tiene botta, poi comincia a capire che la cosa sta andando male, e poiché ha paura comincia a scappare. Questa cosa viene vista dagli altri come la prova che aveva sbagliato lui, e lo rincorrono e magari lo ammazzano, ma proprio male, cioè in maniera... Lo accoltellano, ok. Ma no, ancora peggio, magari prendono un oggetto che è normalissimo, che ne so, un fermacarte, una roba di questo genere. No, fermacarte no, perché un pugnale è pure lui. Un soprammobile, un trofeo che era lì da un sacco di tempo, esatto. E lo colpiscono tante tante volte, fino a quando quello proprio, come dire, muore di botte, ecco. Ok, io mi prendo un token, perché ho affrontato un problema del basement, che è i criminali. E quindi lui è morto lì con la faccia spappolata. Esatto, e loro hanno queste vesti bianche che adesso invece sono imbrattate piene di schizza di sangue, esatto. Io sono lì che li guardo impotente e dico, io non volevo che succedesse questo. Se ti metti in mezzo però... Avrebbero evocato Paimon, e quando evocano Paimon... avrebbero potuto fare delle cose molto peggio, almeno questo è quello che mi ricordo. Anche se in realtà io immagino Sissi che va vicino alla testa di questo coso e piega la testina. Ma in realtà tipo tu sei visibile. Ah, giusto, è vero, mi dimentico sempre questa cosa. Scusate, come non ho detto. Sarebbe un po' strano per... Chiedo scusa. Tu sei lì, se immagino appollaiata sulla mensola e stai guardando la scena. E pieghi la testa. Diciamo che giro la testa, ecco, molto lentamente, così che nessuno mi vede. Cosa stanno dicendo loro ora che hanno ucciso questa persona? È un incidente o una cosa che hanno fatto apposta? No, è una cosa che hanno fatto apposta, perché immagino che all'interno di questo culto non ci sia la possibilità di sbagliare. Loro si reputano una sorta di persone scelte, e quindi se uno rovina un momento importante come questo deve essere punito. E immagino anche che si sia un po' rotto quel momento, e che magari per adesso possono anche pensare di abbandonare l'idea di riprovarci di nuovo. E ora, se vuoi, puoi fare tutte le mosse che vuoi o chiudere la scena. No, mi piaceva l'idea che contemporaneamente fare esatto. Esatto, sì, che si aprisse questa porta e chiederti se ci vuoi entrare dentro e... Allora, è questa porta bianca e luminosa, hai detto, che si apre. Sì, in realtà c'è solo il contorno di una porta, per il resto la parete è ancora il muro, ecco. Se ti avvicini, in realtà si okay, vede che... Devi chiederci, dove porta? Perché ci spaventa? Se rispondiamo... Esatto. Se rispondo, ricevo un token, ok. Questa domanda la posso fare a più di un giocatore, è così? Penso di sì, non è specificato. Penso che tu possa fare le due domande a due persone diverse, e se rispondono si prendono un token. Ok. Quindi magari c'è una porta per ognuno di voi, ma voi ne vedete solo... Cioè, ognuno di voi ne vede solo una, ma... Tanto tu la mossa la puoi fare quante volte vuoi. Ok. Nel senso che vuoi fare due porte diverse?
Sì, no, mi piaceva l'idea che ognuno ne vede solo una, ma contemporaneamente tutte e due ne state vedendo una. Ok. Quindi io rispondo a una? Sì. Ok, se vuoi. Io vedo. Sì, sì, sì. Così prendo anche il token, effettivamente. Quindi vado a 4. Ho un sacco di token. Allora, dico che... quindi c'è, vedo questo filo di luce che compare sotto una porta. Una porta che si apre sul muro, hai detto, giusto? Giusto. Ok. E so che porta nell'oltretomba. Mi fa paura perché non... o ci fa paura perché ho ancora delle cose da fare qua prima di ritornare lì. A me in realtà tipo porta ai campi fuori dal diciamo dalla casa, o meglio come io me li ricordo erano i campi un po' rocciosi, un po' spogli, ventosi dell'Inghilterra del Nord. E diciamo non ci voglio tornare perché lì c'è un altro fantasma che non ho assolutamente terrore di incontrare. Quindi anche tu che sei cattivissimo hai paura di qualcun altro? Beh, diciamo c'è sempre un fantasma che uno non vuole mai incontrare. Ah, quando vedo questa stanza che, cioè il filo di luce che sta delimitando la porta che compare, io sono terrorizzato e vi dico: se non volete andare a passare oltre prima del tempo, vi consiglio di andare via, non sapendo che voi probabilmente non la state neanche vedendo. E dopo aver effettivamente protetto la stanza da Paimon, come questo fumo nero, vado via salendo le scale della cantina. Ok, io ti seguo perché anch'io, pensando che tu abbia visto la stessa cosa che io ho visto, ti inseguo per interrogarti al riguardo. Ok. Yes. Prima di chiudere la questione, se può essere interessante che qualcuno chiami Jeremiah per avvisarlo che c'è un cadavere con la testa spappolata per terra? Glielo dico. Probabilmente l'avrà sentito la storia. Può anche succedere in ellissi fra una scena e l'altra. Ok, va bene. O meglio, glielo dicono o stanno iniziando a pensare come nascondere il cadavere senza farglielo sapere? No, secondo me è il contrario. Secondo me loro in qualche maniera si sentono di andare a chiamarlo e dirgli: oh cicciore, che qua dovrei occuparti di questo. Ah, ok. E nel frattempo loro se ne vanno via. Okay, proprio okay, trattandolo okay. Male, cioè come se loro fossero... I bulletti del quartiere. Non lo so, cioè, mi è venuta, cioè, come dire, immagino che Jeremiah non sia felice che loro non siano lì, ma sia in qualche maniera o ricattabile o ricattato, una cosa di questo genere. Per cui lui permette che loro si ritrovino, ma non è felice. Non so se a voi avete la stessa idea. No, può essere. Cioè, sicuramente lui non ha. Abbiamo stabilito che non fa parte del culto. Non sappiamo perché permette questa cosa. Probabilmente è qualcosa legata o al fratello o a Paimon. Tipo che se non fa sta cosa lui perde i poteri. Ah, giusto. Magari legato al fatto di potersi vendicare come sempre fa. Visto che esatto, visto che comunque usa almeno. Ok, quindi io ti lascio questa magia, ma a meno che Sissi non fa qualcos'altro, chiuderei la scena. No, io rimango a guardare la testa e sorrido fra me e me. Ok, ora, visto che Heathcliff voleva parlare con me, giusto, con Alistair, mm-hmm. di quello che è successo, io ambienterei nella Lost Room. Ok. Dove vado a rifugiarmi, scappando via. Quindi siamo nella Lost Room, che è questa stanza buissima, con delle pesanti tende nere che coprono le finestre. C'è una lampada accesa nel tavolo da lavoro dove ci sono le bambole, i pezzi di ceramica, di legno, gli strumenti che Jeremiah usa per lavorare. C'è il simbolo al centro di Paimon e varie candele illuminate che illuminano questa stanza buia. Per adesso non c'è dentro nessuno. Non c'è neanche okay. Più la bambola di Maria, è andata via. Direi che la bambola di Maria, diciamo che ha un vestitino giallo, così la riconosciamo. Vestitino giallo.
Ok, comunque non c'è, è andata via da qualche altra parte, non sappiamo dove. Io mi sono arrivato lì, quindi in un angolo c'è questo fumo nero con gli occhi rossi. Ok, sostanzialmente io abbastanza agitato, ti vado proprio addosso e diciamo, per quanto possa farti del male come fantasma, ti prendo per il colletto, quello che tu hai come colletto da fantasma, e inizio un po' a scuoterti dicendo, parla dannato, dimmi cosa hai visto e prego che non sia quello che ho visto io. Io ho visto. Non penso che tu l'abbia mai visto. È un passaggio per andare nell'aldilà. Se ci dovessi passare ora, andrei all'inferno per sempre. E penso anche tu. Un po' più confuso, ripeto. È così che è lì che mi aspetterebbe. Ma sono le tue fissazioni da demonista ti annebbiano la mente. Non c'è nulla a parte di questo. Tu cosa hai visto allora? Ho visto. Non importa quello che ho visto cose che mi ricordano tempi ormai andati. Non ho nessuna voglia di farci i conti. E dico. Ti chiedo io come master, chi era quel fantasma? Quel fantasma era il fantasma dell'effettivamente della mia amata. Fino ad ora non l'abbiamo nomi mai nominato. Come si chiamava? Mi viene da dire un nome, ma poi l'associazione Bronte mi farebbe causa, quindi aspetto che me ne invento un altro. Emily, facciamo Emily. Quindi era l'amata di Heathcliff ed è la figlia di Joseph, quindi. La figlia di Joseph, che è morta molto, diciamo, come informazione, è morta molto prima di me. Diciamo, è morta quando Joseph è ancora vivo. Che è morta quando E Joseph è ancora invece, vivo, ok. suocero del mondo, gli porti via la figlia, lo terrorizzi da morto. Cioè, mamma mia. In un angolo della stanza avanza una figura spettrale. È lei. Come è fatta? Diciamo, avevamo già stabilito che in realtà era abbastanza simile a Veronica, almeno diciamo, in parte. È già una ragazza molto più giovane di come ormai sono io nella mia ombra, che ormai avevo sui miei 50 anni. Lei è morta da giovane quando ne aveva poco più, cioè, magari sui 30, o magari anche meno, 25. Ha dei lunghi capelli biondo cenere, un po' risoluti a questo vestito azzurro che era abbastanza simile a quello della bambola, che tra l'altro quel vestito c'è anche nell'armadio della cosa. Diciamo, ovviamente è molto bella, almeno diciamo, dal mio punto di vista è molto bella. E niente, sì, io diciamo, completamente diciamo, impietrito. Per un momento c'è, poi cerco immediatamente di fuggire via perché non sono completamente terrorizzato. Ok, io ti chiedo se vuoi perdere una parte di te stesso e nasconderlo nella Lost Room. Se lo fai, prendi un token. Sì, io direi di sì. Ah, ti segni un token mentre pensi che cos'è. Io direi che diciamo, lascio proprio diciamo, il mio amore per lei, che diciamo, per questo, perché non posso farci i conti. Quindi lasci il tuo amore per lei. Ok. Sì, è questa. E quindi adesso non lo provi più?
Perché prima non potevo, diciamo, cioè, perché prima non sarebbe stato sostenibile per me, sostanzialmente. Come si manifesta spettralmente questa cosa? Penso che io penso proprio di magari di duplicarmi, sostanzialmente. Già avevo proiettato un'ombra, giustamente, rispetto al mio corpo quasi cadaverico del coso. Sostanzialmente la immagine di me giovane, o comunque del mio vero me, diciamo, lascio lì, che era quello che ero prima, e quindi lasciami l'ombra lì, probabilmente, diciamo, direi. Okay, proprio io vedo questa cosa, vedo Emily che alza la mano per chiamarti, ma tu scappi via. Io mi avvicino dal doppio di te, sì, più innocente, che è lì, e lo avvolgo col mio fumo nero. E faccio una mossa forte che trovi qualcosa di santo. Descrivi che cosa fa. E in qualche modo io pago quindi due token per fare una mossa forte. In qualche modo io lo intrappolo dentro un lucchetto a forma di cuore che cade a terra. Quindi in quel lucchetto è contenuto il tuo amore per Emily. Me lo prendo. E Emily mi guarda e dice: ma perché è scappato via? Vuoi che faccio io, Emily, adesso che sono scappato? Dipende, perché se ci devi interagire poi Vabbè, non so, sì. Cioè, tanto non dico per il momento, giustamente. Vabbè, no, se no lo faccio fare a Marco, che lo farà sempre Marco. Fai tu, Emily. Lei adesso sa tutto, giusto? Lei, beh, sicuramente ha visto questa cosa, sa quello che si ricorda. Ok. Può essere che ti chiede, come dire, la motivazione di questo suo comportamento? Sì, io... Anzi, la motivazione del tuo comportamento. Perché hai fatto questo? Del mio comportamento? Sì. Io le dico... Avresti potuto lasciare andare questa parte di Heathcliff? È una cosa troppo preziosa per lasciarla andare. Non so chi tu sia, ma penso che tu sia molto, molto importante per lui. E mi ricordi tremendamente mia madre. Hai mai amato qualcuno quando eri in vita? Il fumo si ritrae un attimo. Non me lo ricordo. Se l'ho fatto, è una di quelle cose che è rimasta all'inferno, purtroppo. Io e Heathcliff avevamo questo rapporto, che è qualcosa che è andato oltre la nostra morte. Mi avrebbe fatto piacere sentirti dare una risposta affermativa a questo. Forse anche a me sarebbe piaciuto darne una affermativa, ma non, purtroppo non me lo ricordo. E pensi che posso tenerlo io o lo vuoi tu? Indicando il lucchetto. Anzi, è bello che questa cosa, se sia stata abbandonata da lui, lo riprenda qualcun altro. Certo, sicuramente lui non la vuole più, se la lascia. Esatto. No, tienilo tu e conservalo. Quantomeno, esatto, la costruisco io, nel caso vi serva di nuovo. Mi piacerebbe che lei facesse un gesto di gentilezza nei tuoi confronti, non so se vi potete toccare, ma perlomeno che allunghi la mano per toccare quella che sarebbe la tua guancia. Ok, quindi mi accarezza la guancia? Esatto. Io mi faccio accarezzare, che tra l'altro è dentro questa nuvola nera. Sì, appunto, per quello che ho detto sarebbe la tua guancia, perché non ce l'hai una guancia. Esatto, e dico... È sbagliato quello che stiamo facendo, però vedi che mi ha colpito molto questa cosa, mi ha lasciato molto, non so esattamente come reagire, e anch'io mi ritraggo e scappo via dalla stanza, molto colpito dal gesto che ha fatto.
Posso fare la classica domanda che si fa in questi casi? Dimmi almeno come ti chiami mentre stai scappando via. Esatto, lei lo dice, ma io non voglio rispondere. Ok, Soprattutto niente. per il cognome. Ok. E visto che lei mi ricorda tremendamente mia madre, quindi inizio ad avere dei sospetti, chiuderei la scena qui. Dove è andato Heathcliff? In soffitta? Sì, sono andato a rinchiudermi in soffitta. Ok, quindi andrei in soffitta adesso. Dimmi chi c'è, cosa fa questa scena. Ok, allora, direi, cioè, sicuramente Heathcliff è ancora, diciamo, in realtà è intento a guardare un vecchio album di... In realtà non esistevano ancora le foto, quindi diciamo dei vecchi ritratti, almeno sta leggendo un vecchio diario, probabilmente diciamo, uno dei tanti che aveva lasciato, di cui alcuni tu hai anche letto, come Alistair. Vedi che è un po' soqquadro, probabilmente cioè la stanza è un po' soqquadro, ha fatto saltare in aria un bel po' di fogli, di libri vari per trovarlo. La televisione non funziona, è spenta. Maledetta televisione. E niente, sostanzialmente penso che siano solo, diciamo, solo questi, perché non mi venga in mente di tirare fuori qualcos'altro. La scena cosa serve? Cioè, viene fuori Emily, ti insegue, viene fuori la bambola di Maria. Sì, usiamola visto che l'avevamo creata. Cioè, Sì, dimmi diciamo. cosa vuoi che questa, cioè quale vuoi che sia il focus iniziale della scena? Sì, no, facciamo che effettivamente. No, in realtà facciamo. Diciamo, vediamo. Penso che vedendo arrivare Alistair, diciamo, ti interrogo su quello che hai fatto, sostanzialmente. Diciamo, poi al massimo tiriamo fuori qualcos'altro dopo. Quindi ci sono anch'io? Sì, esatto. Ok, quindi sono Sì. io. E ho il Ok. lucchetto in mano. Ok, sostanzialmente ti vede arrivare. Dicendo, tu quello da dove l'hai preso? E lo hai lasciato dietro tu. È perché l'hai raccolto. Non voglio più essere tormentato da, diciamo, da quella cosa. È una cosa troppo. Ma infatti non volevo ridartela, è una cosa però troppo preziosa per lasciarla libera e per rischiare di perderla. E magari potresti in futuro pentirti di averla abbandonata, quindi preferisco tenerla io. Piuttosto è il caso che tu mi dica chi era quella persona, perché mi ricorda tremendamente mia madre. Anche tu sei tormentato da spettri. Era. Facendo due conti, dovrebbe essere la tua prozia. Non sono mai stato bravo con una genealogia. Quindi avevo ragione a credere che fosse mia parente. Sì, anche se non per linea diretta, non ha mai avuto figli. Insomma, il suo era il ramo Samano della famiglia, morto con lei. Se te lo ricordi, che cosa avete passato assieme? E sto facendo una mossa vulnerabile perché ti sto chiedendo una tua memoria. Ci siamo amati molto, anche se il nostro amore non era, non c'era permesso. Ma io ho continuato a farlo anche quando è stata mandata via da Joseph.
Non... da quel giorno non sono più riuscito a vederla. E ha detto: la sua morte mi è pervenuta per lettera. Ecco. Quindi Joseph, anche lui è un mio antenato, giusto? Sì. È suo figlio, quella... O meglio, il figlio, suo nipote è quello che poi alla fine ha costituito la tua famiglia. Era un bravo studente, insomma, un'abilità da demoniaca sorprendente. Ovviamente ha avuto un grande maestro. Sì, non voglio parlare di questo. Piuttosto, ho paura a tenere il tuo amore. Ho paura di... che potrei essere tentato a usarlo. E Paimon non deve metterci le mani sopra. Allora distruggilo. Non ne ho più bisogno. Serve solo a indebolirmi. Buttalo in una di queste ceste. Io non ne voglio più sapere. Io aleggio verso la cesta, quella con i denti e le orecchie e gli occhi che vogliono i segreti. La apro e cosa vedo? Vedi un immenso ammontare di, diciamo, di ricordi. Sono quasi tutti quelli di Heathcliff, diciamo, prende quelli recenti. Sono tutte scene abbastanza dolci, comunque, di lui e di Emily da giovane, soprattutto, diciamo, nei campi spogli circostanti alla Magione. Ti ricordi, per, diciamo, da quando eri vivo. Mm-hmm. Sembra che quasi sistematicamente si sia sbrazzato quasi di tutto. E ci sono i denti? Sono i denti della cesta, sì, direi. Che, diciamo, è sempre affamata di ricordi. Insomma, Ule se li mangia o li tiene e basta? Sono recuperabili o una volta gettato dentro? Ciao. Non lo so, onestamente. Potrebbe essere entrambe le cose, non lo so. Sta di fatto che in realtà... direi che in realtà ti impedisco di farlo, perché sono una persona di grandi contraddizioni. Heathcliff, mi impedisco di farlo. Sì, Heathcliff, esatto. Non so se posso usare le mosse quando io stesso sono l'MC, immagino di sì, in realtà. Sì, assolutamente. Il fatto che questo è il tuo. Diciamo, uso il mio potere con giusta, diciamo, con rabbia giustificata, mi trasformo in quello che di cui hai più paura, specialmente. Quindi immagino possa essere Paimon o non so, qualcos'altro. Dimmi tu. Sì, direi di sì. Mm-hmm. Ok, quindi con giusta rabbia, ok? Sì, cioè, appunto, mi compaio come Paimon davanti a te e ti spavento per farti, per scacciarti via e farti cadere quello che hai in mano, sostanzialmente, via dalla cesta. Ok. Sì, direi che non posso fare altro.
stavi controllando se avevi una contromossa. Se ho una contromossa, visto che io assolutamente non volevo che Paimon avesse il lucchetto, ma me ne vado, cioè lo lascio cadere terrorizzato, e dentro di me io credo che lui, che Paimon ce l'abbia. Ok, quindi te l'ho lasciato lì. Sì. E corro via e scompaio dalla soffitta. Vuoi farci qualcosa con il cuore? Sì, prendo il mio cuore, pronto, lo nascondo in un posto dove sto solo io e so che è al sicuro. O meglio, diciamo, quello che dovrebbe essere il posto in cui... Sempre nella soffitta. Diciamo, e lo guardo dicendo... non so neanche io perché lo sto facendo. Tipo sotto una... Sì, sotto tipo... tipo il cuore. Sì, o qualcosa del genere. Cuore di Po. Sì, esatto. Oddio. Sì, e poi... E poi me ne vado sostanzialmente, diciamo, lasciandolo lì. Sì, ok. Chiudi la scena? Sì, chiudo la scena. Sì, cosa sta facendo? Così facciamo una scena con Sissi. Se vuoi rispondo, però vogliamo introdurre l'ispettore. Magari fare andare avanti di 2 o 3 giorni e poi portarlo dentro la storia. Sì, possiamo fare qualcosa quello, che... a meno che non hai... Sì, diciamo, io non ho altro da fare di impellente con Alistair, quindi a meno che tu non vuoi fare con Sissi qualcosa, possiamo fare una scena se vuoi fare l'ispettore, direi, quindi nel basement, così sei il master tu. Sì, non so se lui può... Cioè, io immagino che contatti per la prima volta Jeremiah, o i due sono già stati... si sono già presentati. Direi che queste cose sono successe, visto che non abbiamo delle stanze dove farlo, sono successe già. Cioè, nel senso, in questi giorni è venuto l'investigatore. Ha già un permesso, comunque può anche non avercelo. Cioè, dimmi tu. Se ha un permesso effettivamente per entrare e fare un'indagine. Sì, perché io mi sono immaginato che comunque lui avesse, come dire, tra virgolette, schedato tutte le persone che venivano in questa magione. Nel mio bond è privato, quindi non ha un mandato effettivamente, deve farsi invitare da Jeremiah a entrare. Vale, non lo inviterà mai. Anche se ovviamente se si insospettisce poi lui può andare dalla polizia, cioè se si insospettisce veramente che ci sia qualcosa può andare... A meno che non sia intrufolato, È anche vero, esatto, che potrebbe venire intrufolato. Sì. Esatto, si è spaccato un vetro e si è introdotto senza dire niente a Jeremiah. Ok, quindi è notte e c'è l'investigatore Douglas Wakefield, che è stato assoldato per investigare su Alistair, che pare sia morto in circostanze misteriose. Jeremiah non l'ha fatto entrare in casa, lui non ha un mandato perché è privato, e quindi si è intrufolato in casa. Di notte sta ispezionando la cantina. Qua di problemi che gliene posso far accadere ne ho quanti ne voglio. Sicuramente io ci sono. A meno che non cioè, in realtà decidi tu chi c'è. Io, per me, ha senso che ci sia, a meno che non vuoi fare una scena diversa. No, anzi, cioè, più ci siamo meglio è. Anch'io sicuramente immagino che come bambola sono... Sì, sia rimasta lì. C'è anche Heathcliff. No, io direi che Heathcliff, insomma, in questo periodo probabilmente è molto, molto meno presente, sta molto più in depressione spettrale. Esatto, posso fare l'investigatore? Puoi fare l'investigatore, sì. Esatto. Ok, essenzialmente l'investigatore si intrufola dalla finestra che dà sul pavimento di sopra. Diciamo la strada di fuori, inizio a controllare, diciamo, per segni di infrazione di qualche delitto che è stato commesso. Probabilmente non so quanto Jeremiah sia stato diligente nel pulire
le tracce del massacro. Cose che faceva Maria, ma da un po' di tempo è scomparsa. Sparita. Esatto. E posso suggerire una cosa? Sì. Magari lui all'interno delle... che durante fa queste sue investigazioni, lui non sa che cos'è il basement e quindi si ritrova senza troppi problemi a entrare nelle profondità. Se il nostro buon Alistair lo vuole seguire, potrei far fare a lui la stessa mossa che ho fatto a te l'altra volta. Cosa c'è nelle profondità del basement? Ah, ok. Quindi lui sta andando nelle profondità e devo cioè, descrivere... per lui è tutto nuovo, quindi lui non sa cosa sono le profondità. Quindi sta andando in questo posto buio con torcio, immagino, e quindi devo descrivere che cosa trova. Beh, intanto mi prendo il token perché effettivamente lo faccio. Sì, è una domanda che io ti chiedo, che se tu sì, hai voglia di rispondere proprio. Faccio, assolutamente. Io dico che incontra lì nelle profondità, incontra, cioè gli compare Paimon. Ostia, aiuto. Ok, il frente manda un urlo terribile, diciamo, non è preparato a nulla di soprannaturale. Penso che estragga la pistola che ogni buon investigatore privato ha, chiaramente. La rivoltella è la punta verso Paimon, dicendo: stai là, chi sei? Cosa sei? Tanto non abbiamo mai descritto Paimon, effettivamente. Sì, no, era è una ombra nera con le ali da pipistrello. Ok. Quindi probabilmente magari penso anche che sia solo un'ombra e dico, ok, chi va là? Che posso usare quelle mosse una volta sola, se no ce n'era una proprio che parlava del mostro che veniva dalle pareti. Che quale? Però, qual è? È l'ultimissima del basement. Dice, descrivi la cosa che esce fuori dalle pareti ed è cattivissimo, pieno di dolore e rabbia. Sai che non la trovo? È l'ultima delle mosse una volta per sessione. Esatto, il problema... quella della esatto, volta. Mannaggia a saperlo, me la sarei tenuta. Ma Paimon si è manifestato perché vuole prendersi l'anima del nostro buon Douglas. A meno che non vuoi farlo fare a me, Master, se tu quindi tu muovi tutti i PNG che vuoi e decidi tu che cosa fanno. No, magari interpretalo pure visto che è tuo, però non vorrei far sparire subito Douglas dalla storia, o sì? O è già arrivato il suo momento? Questo non lo sappiamo. Allora, okay. Quindi lui estrae la pistola? Cioè Douglas... Sì, insomma estraggo la pistola. Paimon si manifesta, effettivamente fa un passo, anche se è un'ombra, oltre il muro, e diventa questo essere nero con gli occhi bianchi, delle fessure, queste grosse ali membranose, e dice... Quella non mi può fare niente. Tu sei qua per la verità? Che razza di... Insomma, di guai mi sono ficcato. Ho detto... Che ne sai tu della verità? So le cose che mi piacciono e le cose che non mi piacciono. Ho detto... Bene, iniziamo proprio con quelle che non ti piacciono. La verità è una di queste e tu sei uno che la sta cercando per divulgarla. Io questo non posso permetterlo e effettivamente allunga le sue mani artigliate per afferrarti il cuore. In quello l'investigatore viene avvolto da un fumo nero che è Alistair, che faccio un'altra mossa forte. Che uso un potere spettrale con un tocco benedetto e metto una preghiera di protezione attorno a Douglas, però senza conseguenze. Quindi sì. Paimon prova a toccarlo, ma viene compare questa scintilla di luce e non gli permette di toccarlo. Lui si ritira nelle tenebre e dice: Che cosa hai fatto? To...
Non so che gioco stai giocando, ma se hai finito, magari possiamo parlare di questa cosa con persone civili. Qualsiasi cosa tu sia. E Guarda. ok, diciamo, inizio a fare dei passi indietro cercando di, diciamo, di appunto retrocedere verso dove ero prima. Faccio notare che se qualcuno decide di avere a che fare con un problema del basement, si prende un Ah token. già, quindi io Cioè, cosa? e sento che tu ti sei automaticamente buttato dentro per salvare il Prendo un token, nostro grande, amico grazie, Douglas. grazie. Quindi io sono fondamentalmente lì che sto facendo questo cerchio di protezione attorno a Douglas e Douglas sta indietreggiando. Io cerco di fare in modo che il cerchio rimanga abbastanza ampio per lui. E Paimon dice: so che tu andrai a dire tutte le orribili cose che avvenivano qui. Non ti ci vuole molto per scoprirle e direi che per tagliare corto posso anche rivelartene. Ma se lo fai perderai una grossa occasione di avere molto più potere di quanto tu possa immaginare. Insomma, non guardo e dico, pensi di potermi corrompere? È quello che faccio e di solito funziona. Beh, magari se Paimon riesce a prendersi l'anima di questo, potrebbe considerarlo come sacrificio per farmi ritornare normale. Quindi magari potrei intervenire io, anche se lui mi vede, tanto appena visto un mostro che esce Appunto. fuori dal. Esatto. E gli dico, inizio a parlare e gli dico, ascoltalo, facciamo finta che io so il nome, sì. Wakefield. Lui può darti cose che tu hai sempre sognato. Stai Douglas facendo fa. una mossa? No. Cioè, allora, vabbè, insomma, Douglas fa. Ci sono modi meno strani per avere una bottiglia di gin insomma, ed è un pacchetto di sigarette sotto la porta di casa. Non ho nessuna intenzione di scendere a patti con te, qualsiasi cosa tu sia. Tipo, prendo diciamo, faccio schioccare la rivoltella e provo, diciamo, e Douglas inizia a sparare su Paimon. Allora facciamo che fra poco Genemai scende, visto che sentirà gli spari. Beh, sì, puoi far comprare chi vuoi, effettivamente. Quindi, Paimon rimane lì. Ok, e Douglas scappa, sostanzialmente. Insomma, Incontra Geremia, che lo ferma. sì, dai, facciamo che lui era sceso perché aveva sentito gli spari. E nel mentre che Douglas sta per uscire, magari è mezzo dentro, mezzo fuori dalla finestra, non so che ha rotto per entrare. Jeremiah scende, accende le luci e riesce a vederlo. E magari gli chiede di fermarsi. Poi può essere interessante un dialogo fra i due, oppure semplicemente Douglas scappa. Non so, dimmelo tu, in realtà. Secondo me può avere. A meno che Jeremiah non lo ferma con la forza, Douglas, dimmi di tu cosa fa. Se si Ah ferma a sì. parlarci o scappa via. Insomma, in realtà probabilmente la cosa più logica per Douglas è quella di scappare via, diciamo, con le informazioni che ho ottenuto da Paimon. Insomma, piuttosto che farsi ritrovare, diciamo, in fallo. Diciamo, quindi non. Paimon va da Jeremiah. E si esce fuori da un'altra ombra sul muro, vicino a lui, e gli sussurra: Fermalo, altrimenti non potrò aiutarti più con le bambole. Ma Geremia sente Paimon? Sì, glielo dice. Ah. Fermalo nel senso di ucciderlo? E lui dice: Fermalo. Allora facciamo che Geremia abbia un'arma da fuoco è troppo. No, puoi dire quello che vuoi.
Allora, beh, no, lasciamo stare. Vive in campagna, quindi lasciamo, no, beh, ma esatto, più che le armi da fuoco, il magari resto un cane. Ha anche sentito uno sparo in cantina, quindi ci sta che si sia armato per scendere. E l'idea dei cani vi piacerebbe? Più che Geremaia tira fuori una pistola. Ma la pistola secondo me è meglio perché il cane. Ok. Cioè, a meno che il cane è che non l'avevamo proprio mai descritto finora. E secondo me ci sta una pistola. Secondo me ci sta. Secondo me lo schioppo, cioè, che, tipo, sì. Che per scendere in cantina, visto che hai sentito uno sparo, ti prendi il fucile da, sì, da caccia. Volevo fare tipo il signor Bars, liberate i cani. Va bene, niente. Allora immagino che schiacci il pulsante che tira su la saracinesca. Ci sarà una saracinesca nel basement? No? Dove la porta la saracinesca? Esatto, comunque. Diciamo che lui sa uscire più velocemente di come ha fatto Douglas. No, probabilmente esce dalla porta principale. Tanto deve solo, esatto, fa il giro. Esatto, lui. E o corre fino a bloccarlo oppure gli spara le gambe nel tentativo di farlo cadere. Gli spara. Ok. Decido io, giusto? Okay. Sì, se tu, ma se, ok, fa fuoco. Se lo ferisce solo o lo uccide. No, non voglio che lo uccida, però magari fa fuoco due o tre volte, perché vabbè, ovviamente non è un cecchino, quindi non è bravissimo anche di notte. Al terzo o quarto colpo invece riesce a prenderlo, e una volta che Douglas cade per terra urlando di dolore, Geremaia è insensibile a questo, lo afferra come se fosse un oggetto e lo trascina lentamente dentro casa. Ok, andrei allora nella stanza proibita dove lo porta. Ok, intanto Paimon raggiunge qualsiasi zona, giusto? Sì, adesso è il demone che è stato evocato nella casa, quindi allora lui Geremaia sicuramente vuole, per sbarazzarsene, metterlo dentro una bambola. Qualcuno di voi vuole essere presente? Io sì, assolutamente, perché voglio seguire questa cosa, e anzi voglio importunare il demone per chiedergli: vedi tutto questo anche per grazie a me. Okay, quindi Io direi anche Itil probabilmente si precipita a vedere la nuova caduta di Geremaia. Di Geremaia, sì, sono proprio senso. Ok, direi che, dunque, Alistair, lui ha fatto il cerchio di protezione per Douglas, però Douglas è uscito via ed è scappato, e ma secondo me ha senso che ci sia anche lui, magari arriva più tardi, tanto essendo io il master posso decidere chi entra e chi esce quando voglio. Ok, quindi c'è Sissi in un angolo della stanza perduta dove c'è il laboratorio di Geremaia per le bambole, e c'è anche Heathcliff lì che lo sta seguendo. Paimon per adesso non c'è, c'è solo il suo simbolo per terra, e dalle scale si sentono i rantoli di dolore di Douglas, dell'investigatore, che viene trascinato senza troppi convenevoli da Geremaia dentro la stanza e lo posa, lasciando una striscia di sangue strisciato sul pavimento dentro il simbolo di Paimon. Douglas si lamenta, ma gli hanno sparato le gambe, quindi ha ben poca forza per fare qualunque cosa. Immagino anche che abbia fatto cadere la sua arma, quindi anche impotente. Sì, non può fare proprio niente, e non sa cosa gli sta per succedere, e Geremaia si siede al suo tavolo e inizia a intagliare un soldatino. Un attimo che guardo se posso fare qualcosa. Vabbè, tanto io di token non ne ho, quindi volendo non posso neanche spendere. Puoi cercare il modo di averli. Esatto, con quelle vulnerabili, con le mosse vulnerabili. Lose control of your body, cioè non sono mai riuscito a capire esattamente che cosa possa significare. Cioè cadi come un sacco di patate. Quindi perdo momentaneamente la mia anima, è così? No, perché sei una bambola, quindi sostanzialmente non puoi più muoverti in giro, ma cadi e sei una bambola sostanzialmente. Quindi sì, mi verrebbe da dirla così, sostanzialmente. Cioè, penso in ogni modo che tu voglia, sia in un momento che dovevi muoverti non riesci, perché perdi il controllo, oppure il tuo corpo inizia a muoversi da solo e tu non puoi controllarlo. Ah sì, potrebbe essere entrambi. Visto che quello è perdere il controllo, anche quello. Mm-hmm.
E probabilmente Itilf, vedendo Sissi, diciamo, commenta sarcasticamente, detto, sei proprio un avvoltoio. È ancora qui per chiedere il favore di Paimon. È l'unico che mi può salvare, come ti dicevo l'altra volta. Anzi, sto quasi pensando di aiutare Douglas per portarlo via dalle grinfie di Jeremiah. Ma questo non andrebbe contro, insomma, il tuo grande piano? Se Paimon lo uccide grazie a Jeremiah, al massimo ringrazierà lui. Io invece voglio che si prenda la sua anima grazie a me, così poi dovrà esaudire il mio desiderio. Io ho reach out and take care of another. Reach out, take care vuol dire prendersi cura di qualcun altro, sì. Giusto? Sì. Reach out, cosa sta? Ma niente. Nel senso di fai un gesto di avvicinamento, sì. Cioè avvicinati a qualcuno e prenditi cura di lui. È come quando fai la telefonata preoccupata dall'amico quando ah, ok. Qualcuno gli è morto il cane o qualcosa del genere. Ok. Se io provassi a, ovviamente mentre Jeremiah scolpisce il soldatino, se io provassi a spostare Douglas? Sì, oppure tu puoi fare take care of another, immagino che tu lo possa anche guarire. Se la interpretiamo in modo molto... Stai leggendo me, sei sicuro? Posso... Diciamo, tendenzialmente è una cosa psicologica quella che dice lì. Perché okay. Dice, avvicinati a uno e prenditi cura di lui. Visto che le mosse sono molto obliquee, penso che tu la possa interpretare anche che effettivamente ti prendi cura di lui, nel senso che... Io non voglio che muoia adesso, meglio, questo infatti. Esatto. Non penso che lui voglia ucciderlo, Vuole infilarlo, cioè, vuole infilarlo nel soldatino, cioè. Nel soldatino. Sì, quindi se posso lo porto via, lo trascino via. Ok, dimmi che cosa si vede effettivamente quando fai questa cosa. Allora, io immagino che come bambolo ovviamente non ho muscoli, ma questo non mi impedisca di spostare cose. Ok, quindi fondamentalmente con le tue capacità spettrali tu ti avvicini a lui e lo sposti. Lo prendo per un dito, che immagino che il suo dito sia grosso come metà di me, e lo trascino via nell'ombra della stanza. Okay, potrei assumere la forma di un bambino. Sì, però se mi sgama perché è una bambina dovrebbe... In ogni caso dovrebbe essere una mossa con grandi conseguenze, no? Sì. Quindi ti sei avvicinato per prenderti cura di lui, quindi hai preso un token, ma te ne servirebbero due per farlo con grazia, altrimenti lo fai con conseguenze. Ma sì, facciamolo con conseguenze, dai, così che porta fiction, giusto? Mica si dice. Prendi due token. Dici così, in realtà vuol dire che lo stai già facendo tu, giusto? Sì. Okay. Che forma prendi? Diceva child e basta, giusto? Un bambino, sì. Sì, a small child di un bambino, sì. Facciamola sporca. Assumo l'immagine che avevo io di Jeremiah da piccolino. Quindi assumi la forma di Jeremiah da piccolo? Di lui stesso, esatto, sì. Ok. E lo tiro via, così se mi vede avrà un qualche tipo di reazione. Lui non se ne accorge. È lì che sta intagliando il soldatino e non si accorge perché... Quando Douglas, l'investigatore, si accorge che c'è un bambino che lo sta trascinando via, sta zitto apposta per non attirare l'attenzione, ma c'è qualcuno che ti spia dalla porta, che è Timothy. Ah, eccolo così. Ha sentito gli spari, ha visto la scia di sangue, diciamo che in qualche modo è andato lì a guardare, e vede questo altro bambino che sta trascinando via quest'uomo e... Timothy. Poi io l'ho ricreato con la mia memoria, quindi sarà anche vestito in maniera vecchissima. Esatto. Del resto Jeremiah si veste già in maniera vecchia. è rimasto vecchio dentro. E Timothy, visto che è la prima volta che vede un altro bambino lì, si avvicina e ti aiuta a trascinarlo via. Ah. Io gli dico, grazie amico, quest'uomo deve essere salvato. A meno che Heathcliff non faccia qualcosa.
No, però ovviamente guardando la scena No, cioè, guardando la scena semplicemente vedendo Timothy, diciamo, lo seguo a ruota perché diciamo, non sono per niente convinto di quello che voglia fare Sis. Ok, Jeremiah non si è accorto di nulla per ora, se ne accorgerà immagino a breve. Fatemi vedere solo se ho qualcosa. No, in realtà, ecco, quando Jeremiah si alza, si gira e vede effettivamente che i due bambini stavano portando fuori Douglas. Si alza e dice: che cosa state facendo? Timothy, lascialo andare, lui si sta per avvicinare, ma compare il fumo nero sempre di Alistair che ha seguito la scena dalla cantina e faccio una mia mossa vulnerabile che faccio del male, faccio a qualcuno del male per disperazione. E quindi non sapendo come fare per fermarlo, mi manifesto davanti a lui e gli finisco questo fumo nero si manifesta effettivamente nel piano fisico. Lui si trova circondato da questo fumo di polvere, cenere e di brace. Inizia a urlare di dolore perché gli è finito negli occhi e glieli ha bruciati, facendolo diventare cieco, ma dandovi tempo per scappare. Permanentemente? Sì. Oh! E prendo un token per questo. Quindi scrivo che Geremia, fratello di Ma è una Alistair. cosa grossa, lui fa le bambole, non le potrà più fare non vedendo più. Oppure va a memoria. Però sicuramente non potrò più inciderli così bene come c'è prima, a meno che non usa il suo assistente, che è proprio Timothy. O un modo per riprendere la vista. Adesso c'è Sì. un demone in casa, quindi io ho dato modo di, cioè ho dato tempo ai due bambini di scappare via e direi che chiudo la scena e andrei in soffitta dove immagino che vadano a portare Douglas. Assolutamente, non c'era lì il disegno per terra? In soffitta? No, Non era lì? è nella stanza perduta dove Ok. però c'è Jeremiah. Ah, no, niente, allora bisogna passare lontano. Allora, il bambino l'avevo fatto io, giusto? Possiamo fare la soffitta così il master è Gav e c'è Sissi bambino ancora e io che faccio Timothy. E poi immagino che ci sia anche Heathcliff Sì. lì. Direi che Alistair non c'è, visto che è rimasto indietro per fermare Jeremiah, che è rimasto nella stanza perduta, ovviamente. Quindi siamo nella soffitta. Ok, diciamo, entrate, ovviamente fate un po' di fatica a trascinare. Diciamo, il corpo adulto di Douglas, diciamo, in soffitta, lasciando anche una striscia diciamo, di sangue. Diciamo, Douglas, sei ancora sveglio o svenuto? io direi in realtà, chiedo a voi di descrivermi lo stato di Douglas, È una che mossa o è è. una mossa, sì. Diciamo, Qual è che chiedi di rivelare qualcosa di spaventoso. Secondo me sta soffrendo talmente tanto che non riesce a svenire. A chi lo chiedi? Ah, ok. Ti do un token. Sì. Ah no, scusa, non c'è. Cioè, se volevi rispondere tu, non. Sì, no, Ah, perfetto. no, in realtà questa era. Stavo guardando la forza. Il basement. Il basement, Beh, tu hai scusami. qualcosa di unexpected, quindi vale Sì, esatto. C'è uguale. cioè, Diciamo la stessa cosa. che è unexpected, è inatteso il fatto che lui prova così tanto dolore che non sta svenendo. Beh, Sì, l'investigatore l'hai sempre fatto tu, quindi continui a farlo tu. sì, ovviamente sta morendo di dolore. Effettivamente, guardando la sua gamba, che ormai, dai jeans dai jeans strappati cola a profusione, questo sangue scuro, molto scuro. Tra l'altro piegata anche in modi non naturali, cerca di sollevarla, rivelando effettivamente
l'estensione della ferita prova sostanzialmente a mitigare come posso, sostanzialmente tirare fuori dalla giacca questa borraccia argentata e prende, cerca di pulire la ferita. Questo gli provoca ancora un dolore più forte. Timothy, dunque, Heathcliff, Timothy ha mai interagito con Heathcliff? Sa che c'è? Sa che lo protegge? No, non, diciamo, ovviamente non si è mai fatto, non si è mai fatto vedere. Okay. Direi... Beh, comunque Timothy è lì e non sa cosa fare e dice... tu chi sei? Sento... all'altro bambino. Io sono Jeremiah. Ah, ti chiami anche tu come mio maestro? E cosa ci esatto. facevi? Cosa ci facevi lì? E chi è questa persona? Perché la volevi togliere da lì? Tu sai che cosa fa esattamente il tuo maestro facendo il verso alle sue parole di prima? Fa le bambole. E sono sono semplici bambole quelle che crea? Beh, sono miei amici. Che, a questo punto l'investigatore interrompe la nostra discussione e Rolando ha la pistola in mano sulla mano sinistra, con la mano destra cercando di medicarsi, dicendo, ragazzino, parlando a Timothy, dice, diciamo, non posso muovermi, puoi andare a cercare delle guards, ci deve essere qualcosa qua in giro, una della stoffa. Ah, io la prendo una cosina al volo e dico, sì, giusto, vai Timothy, vai a cercare qualcosa. Rimango io qua con lui. Sì, di distanze, di garze ce ne sono tante, anche di stoffa. E lui effettivamente si allontana. E no, l'unica cosa che dice è... No, in realtà è proprio una mossa che sto facendo. Cos'è che è? È di trovare qualcosa di inaspettato mentre cerchi per le garze. Anche se in realtà in questo caso potrebbe, vabbè, è un po' strano che... Beh, ha comunque senso anche se non è un NPC. Sì, no, infatti, quindi la sto facendo io? Sì, almeno, okay, oppure se vuoi fare l'altro. Timothy va in un angolo della soffitta e cerca effettivamente... lui sa che c'è un frusaglio per farci le bambole effettivamente lì, quindi ci sono delle stoffe, delle garze anche sono impolverate. Sì, ma poi in realtà ci sono anche armadi pieni di vestiti e cose del genere. Infatti lui apre un armadio e dentro c'è, trova D. Ah, eccola qua, che è quello l'obbrobrio di bambola composta da vari pezzi. E Timothy non sembra spaventato, anche se è questo centipede di bambole. E anzi dice, Di, ho bisogno del tuo aiuto. Tu hai tante braccia, riesci a medicarlo tu? Di, credo che non possa parlare, Dio magari parla come te sei immaginata, Marco. Potrebbe stare effettivamente che è talmente tanto deforme che non ha neanche una bocca funzionante. Magari ne ha tante, non so. Comunque, oppure esatto, facciamo. Se anche avesse la bocca è una bambola, quindi non avrebbe. Beh, effettivamente non potrebbe parlare in ogni caso. Fammi leggere un attimo la descrizione di se c'è. Ma io posso approfittare di questo momento in cui il bambino non c'è per parlare con Paimon? Beh, sì. Cioè, lui è andato a prendere D dentro l'armadio, quindi tu rimani lì. Sì, cioè, comunque nella soffitta, non siete esattamente mosse. Ok, niente, allora. No. Cioè, puoi farlo comunque, ovviamente. Volevo chiedere a Paimon, adesso sono in questa forma in cui posso uccidere io qualcuno? Come mi avevi chiesto l'altra volta. L'altra volta avevi detto che non funzionava perché non l'avevo ammazzato io direttamente. Adesso posso farlo. Dimmi che è il mio momento e lo uccido qui davanti a te. Ok, allora ti chiedo,
diciamo, effettivamente Paimon si manifesta e inizia a parlare, solo tu lo puoi capire sostanzialmente. Insomma, è la mossa di una volta per sessione, cioè descrivimi cosa, diciamo, descrivimi, diciamo, lo spettacolo davanti ai tuoi occhi. Lo spettacolo spettrale davanti ai tuoi occhi. Esatto, e cosa ti dice, e cosa ti dice che solo tu puoi capire? Tanto ti do un token. Allora, magari me lo immagino come l'abbiamo sempre visto, però ancora più grosso, come se volesse inglobare l'intera stanza. E lui sicuramente vorrà che io lo uccida, ma mi immagino che abbia comunque un secondo fine, e anche questa volta risolverà il, cioè, come dire, esaudirà il mio desiderio. Mi devo inventare un modo con cui mi frega sostanzialmente, giusto? No, ti dicevo, una cosa che altro... solo tu puoi capire. Esatto, cosa ti sto dicendo? Siamo di fame. Allora, magari una cosa vera per metà, cioè mi dice uccidilo adesso e io ti tolgo da quel corpo di bambola. Sì. E però poi magari mi metto in un'altra bambola ancora. Non potrebbe essere. Lui si ferma lì. Io, colta dalla felicità di sentire queste parole, l'altra volta avevo detto che c'era che il bambino aveva un tutore di quelli brutti grezzi di ferro, stacco una di queste barre di ferro e comincio a ficcarle nel collo di Douglas fino a quando non sono sicuro che sia morto. Ok, quindi lo pugnare al collo con questa barra di ferro, direi che muore. Esatto. Poco dopo. Mm-hmm. E quando Timothy si gira per, con le garze, con D, immagino però anche questo qua probabilmente conterebbe come una mossa, devo dire. Che cosa? Diciamo il fatto di ucciderlo sul momento. Io non ho niente che richiama sta cosa. Beh, stai comunque causando le... cioè, usando le tue abilità spettrali in la forma di un bambino, no? Ah, ok, in quel senso. Sì, 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 sì. Cioè nel senso devi rifare quella. Sì, e semplicemente per dirti... Usi la versione vulnerabile o la versione esatto. forte? Esatto, cioè vuoi usare la versione con le conseguenze o pagare due token e usi quella, cioè, e lo pugnali con grazia? che bello la frase pugnalare con grazia, cioè, ti pugnalo ma... Con grazia inquietante, come... dice la mossa. Esatto, no dai, ci sta, cioè ha più senso che mi tiro via i due okay, token. Quindi spaghi... Mi sto tirando via io. Sì. Beh, perfetto, e quindi lo hai pugnalato con grazia, cioè hai usato il tuo potere di continuare a manifestarti come bambino... per pugnalarlo con grazia inquietante. Ha senso che io voglia fare tutto giusto. Sì, 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 mi immagino quando Timothy si gira con le garze, con D, vede Douglas in un lago di sangue e vicino a lui non più il bambino ma una bambola. E ditemi quindi dove va a finire Sissi. Diciamo, mi immagino o dentro un'altra bambola o dentro, visto che tu hai anche trova un altro corpo pronto per diventare il tuo, sì, tuo Vessel usava la parola, giusto? Esatto. Quindi okay, potrebbe essere che entri o dentro D o dentro Timothy. No, secondo me, essendo Paimon demone e ama la sofferenza, secondo me me la fa proprio, me la fa grossa. Mi fa entrare in D. Okay. Sì, sono comunque una bambola e in più sono deforme. Sei proprio... centipede, bambola. Esatto, centipede. Peggio di questi sarebbe proprio. Anche Timothy. Però effettivamente poi, diciamo, si romperebbe un po' il gioco, immagino. Ma non è vero, perché considera che la bambola ha proprio la mossa che dice trova un altro corpo pronto per essere il tuo vascello. E quindi presuppone che tu possa possedere anche non bambole per forza. Non so, forse intendeva nel senso di altre bambole. E però se fosse altre bambole, lui ha la ghost ability che è così. Lui ha sia una ghost ability che è possiedi qualunque bambola. Sì, e sì, poi c'è una mossa forte che è possiedi un altro corpo. Quindi secondo me non è assolutamente che sia... Ah, è vero, no, è vero, hai ragione. Quindi secondo me scegli tu quello che ti piace di più. No, secondo me io dicevo esattamente liberami da questa bambola. Quindi lui fa lo stronzo e ti dice io ti ho liberato da questa bambola. Lui sei dentro questo corpo orribile. Esatto.
Timothy rimane lì con le garze in mano, vedendo che è morto, vede quella bambola, si gira verso Dee e dice: ma che cosa è successo? Diciamo, probabilmente a questo punto effettivamente si manifesta Heathcliff, e probabilmente quello che fa è proprio gli copre gli occhi e cerca di, diciamo, di distoglierlo da l'immagine di Douglas morto, diciamo, da questa immagine. È la mossa o no? Sì, è una mossa per, diciamo, ottenere il, come si chiama, reach out e hold another pain as your own, perché immagino, okay, che Timothy sia completamente, diciamo, terrorizzato da questa cosa, povero, sì, bambino. Quindi tu prendi un token, lui vede questa cosa, vede l'uomo che è morto, coperto di sangue, questa pozza che si sta allargando, questa bambola candida lì a terra, che era il vecchio corpo di Sissi. Farebbe per urlare, ma Heathcliff lo calma. Dimmi come lo fai. Diciamo, praticamente appunto lo avvolgo in me, o anche, diciamo, anche se la mia immagine non è particolarmente, diciamo calmante, sostanzialmente lo chiudo nell'armadio insieme a me, e gli inizio a dire, diciamo, stai qua per un po', bambino, conta fino a 1000 e quando la rapirai sarà tutto finito, ok? Quindi lui sente per la prima volta la tua voce. Sì. Di cosa fa, peraltro, visto che è rimasto fuori dall'armadio e si sta rendendo conto che ha questo corpo orribile? È una bella domanda, anche perché... Ah, tra l'altro, ora ha molto senso la mossa perdi il controllo del tuo corpo. Sì, esatto. Ma perdi il controllo del tuo corpo per fare qualcosa? Cioè... Immagino che tipo, a questo punto, visto che hai un sacco di braccia e sei questa bambola mostruosa, quando lo fai, tipo, distruggi le cose che hai attorno, ad esempio. Sì, anche se sicuramente Jeremiah sentirà sotto il casino. Tanto è cieco, immagino... che arriva, cioè, nel senso. Fa paraggio. Sì, però immagino che mi sono resa conto che Paimon mi ha messo in una condizione ancora peggiore, esatto. E quindi ovviamente so che questa cosa non lo danneggia minimamente, ma ci sta che io abbia una sorta di reazione violenta, più che violenta, isterica, ecco. E come si manifesta? Con io che spacco tutto. Ok, quindi prendi un token, perdi il controllo di questo corpo pieno di appendici, e tra l'altro è molto inquietante perché c'è Timothy dentro l'armadio chiuso dentro e c'è questa... Ah, senti i rumori da fuori, esatto. Distrugge tutto, esatto. Sì. E meno che non volete fare qualcos'altro, chiuderei la scena. Posso proprio farla grossissima e provo con un incendio? Poi sarà grosso. Un po' problematico, però. Ok, niente, allora. Mi limito a spaccare tu. No, secondo me ci stava. Può stare. Anche perché secondo me a questo punto della sessione servirebbe un forward molto lungo. Sì, non ci può stare, effettivamente. Quindi mentre tu distruggi tutto, fai cadere una lampada che era lì? No, anzi, vedo una lampada, mi fermo dallo spaccare tutto perché mi rendo conto che con quella posso fare molti più danni. Non ho capito, quindi lo fai apposta, quindi? Sì, esatto. Ah, ok. Quindi proprio in preda alla disperazione fai scoppiare un incendio. E quindi immagino che si veda la casa in fiamme e facciamo un salto temporale in avanti. Visto che abbiamo Jeremiah che è cieco, c'è il cadavere, anche perché così effettivamente sono sparite le prove. Ah, giusto, il corpo non c'è più, esatto. Allora, cosa vogliamo fare? Beh, direi che probabilmente l'attico è scoperto adesso, diciamo, è a cielo aperto. Non penso che abbia bruciato tutta la casa, se no... No, infatti, sì. Perché se no... Diciamo, io sono praticamente di cattivo umore in questi giorni, perché appunto ha bruciato il mio attico e ha bruciato... mi ricordi sostanzialmente, tra cui anche tipo i vestiti e
diciamo, le cose che diciamo, passò sì, il tempo a guardare. La cassa è bruciata. La cassa è bruciata e quindi ha sprigionato tutti i ricordi che c'erano dentro. Li ha risprigionati o li ha distrutti? Li ha sprigionati, devo dire, meglio. Perché appunto, distruggere, cioè vi stavo nascondendo alla fine. Sì. Li ha sprigionati e quindi sono un sacco di cose che non voglio vedere là dentro. Ah, quindi ti vai a rifugiare, se ti sei tipo chiuso in cantina, tipo. Sì, tipo, esatto, perché appunto l'attico è pieno dei miei veri ricordi. Anche se tipo è mezzo distrutto, è mezzo incenerito e il tetto è crollato. Penso che siano ricordi spettrali, più che altro, ovviamente. Ho paura di venire, diciamo, che mi ritornino se ci vado là, eccetera, eccetera. Okay. Esatto. Potremmo fare allora che una scena in cantina? Sì. Peraltro, quanto tempo vogliamo che sia passato? Beh, se non hanno ancora ricostruito, non troppo. Vabbè, ma in realtà c'è nel senso... Non ricostruiranno mai. Sì, nel senso... Perché siccome ci sta anche che tipo... È tipo anni dopo. Ah. Tipo, passano vari anni, la casa adesso è abbandonata. Jeremiah è cieco, quindi è andato via. Timothy è andato via. Magari potrebbe essere che torna ed è adulto. Sì, possiamo... E adesso sono passati vari anni e la casa è rimasta abbandonata perché è bruciata. Si vocifera che ci fosse un culto demoniaco che si ritrovava lì. Nessuno l'ha voluta mai comprare per ristrutturare. Sì, esatto, quindi noi siamo rimasti soli per anni lì. E siamo lì in cantina con Heathcliff che è lì perché non... Non vuole andare in soffitta dove ci sono i suoi ricordi che lo potrebbero infestare e continuare a tormentare. Io dovrei parlarci con Heathcliff, quindi possiamo fare che nel basement, che quindi è Marco il master. E dimmi tu, Heathcliff, come ti trovo? Sono messo molto male, probabilmente. Cioè, non ho più la mia ombra, effettivamente. Nel tempo ho fatto in modo di rompere tutti, diciamo, in mille pezzi tutti gli specchi lì vicino, proprio per distaccarmi sempre di più da quello che ero, sostanzialmente. Direi che ce n'è uno che è rimasto intatto, che è quello che mi fa vedere me stesso ancora da vivo. Sì. Quindi c'è questo fumo che si materializza da davanti dopo anni che magari non ha interagito con nessuno. Che passa davanti allo specchio, si vede Alistair da vivo, quindi con questa come si dice, con questa vestaglia rossa di seta, questo viso che è in qualche modo segnato dal tempo, perché anche lui è rimasto in isolamento per anni, e ti dice: è da un po' che non ci parliamo. Sei tu, ragazzo? Sono il tuo discendente, diciamo. Discendente del tuo patrigno. Sì. Non ha, diciamo, la mia clore, le poche colpe che non ho. Cosa vuoi? Lasciami in pace, non ho neanche voglia di tormentarti. È da quando c'è stato l'incidente che non parliamo. In soffitta. Mi sembra. Scusa, ti sei staccato per un secondo. Non ti ho sentito per un secondo. Ripeti la frase. Dicevo, è da qua non c'è stato l'incidente in soffitta che non parliamo. Cosa c'è da parlare? Siamo soli. Non c'è nulla. Non c'è più nessuno qua. Esatto, non c'è nessuno. Quindi la mia possibilità di redenzione è fallita. Però forse per te invece no. Posso fare una domanda velocissima? Sì. Quando nelle moves del basement chiede di descrivere qualcosa che lo spaventa, sarà comunque sempre riferito al basement, giusto? Posso chiedere a lui che cosa lo spaventa nella sua vita in questo momento? Sì, penso in pubblica. Anzi, è quello che dici tu. Cioè,
tu la prima mossa è chiedere a qualcuno che cosa lo spaventa. Mentre Perché la cosa questa del cosa qua sarebbe basement. perfetta per il personaggio di Gav in questo Sì, momento. la cosa del basement, di che cosa ti spaventa nel basement, è la terza domanda. Che Ah, è chiedere a sì, qualcuno di giusto. dire qualcosa di spaventoso. Ok, Cioè, ok, di fisicamente spaventoso lì. Mentre la prima è che cosa ti spaventa. Quindi sì, lo puoi chiedere ok. a Ah, Heathcliff. Quindi esatto. ti Ti farei do. questa domanda, se vuoi, ti pigli i token. Ok. Diciamo, ho paura di rincontrare Emily, principalmente. E sostanzialmente è che mi veda nello stato in cui In sono, cui sei? sostanzialmente. Cioè, in quello che sono diventato. Comunque, io mi faccio, cioè, rimango lì davanti allo specchio così puoi vedermi in faccia e dico, c'è una cosa che potrei fare però, anche se questo significa condannarmi all'inferno da cui non ho scampo. Io ti ho visto, ho guardato in questi anni dentro la tua anima. E penso che tu abbia... Non è vero quello che ti ho detto anni fa, che il tuo odio ti porterebbe a passare l'eternità a fronteggiare i tuoi demoni. Penso che ci sia del buono dentro di te. Credo che se potessi andare dall'altra parte ora andresti in un bel posto. E sto facendo una mossa forte, che hanno due token, che è... Vedi il possibile destino di un essere. Io posso aprire quella porta se vuoi. Dico, non ha senso andare in un posto senza di lei. Detto, tieniti il tuo paradiso, il tuo inferno per te. Penso di prendermi un token, perché ti ho più o meno. Diciamo perché non credo nel paradiso. Ah, lo prendo io allora. Ah no, lo prendi tu. Prendi tu. Lo prendo, sì, Sì, l'ora prendi tu. Lo funziona. prendi tu, quindi tu... Però dici anche che non ci credi? Sì, no, ma più che altro dico, cioè, è un po' interpretativo, Sì. dicendo, diciamo, non sarebbe un paradiso senza di lei. Ah, ok. Ok, allora io ti dico... Beh... Possiamo chiamarla qua. E farmi vedere in questo stato pietoso, farmi vedere dopo tutto quello che ho fatto. No, preferirei scomparire nell'oblio. Non posso fare questo a lei. È passato molto tempo e penso che in questo tempo ho riflettuto, ma ci sono delle cose che dobbiamo fare a prescindere. E se questa è l'ultima cosa che posso fare con la mia scintilla, penso che lo farò. E vedi che dallo specchio inizia a comparire una luce. Che diventa molto forte, riempie tutto quanto lo specchio. Faccio una mossa neutrale che chiama un essere di luce e di innocenza a te. Ed è Emily. Emily effettivamente esce dallo specchio. Emily l'avevo fatta io, mi ricordo. No, l'aveva fatta Marco, che effettivamente sei il master. Sì. Quindi compare. Io ho fatto la mia mossa neutrale, ho richiamato lì Emily che compare nello specchio. Mi rivolgo a te e ti dico, Heathcliff, dobbiamo parlare. Non possiamo ignorarci per sempre, prima o poi arriverà un momento in cui dovremo chiarirci. Diciamo, è così strano guardarti senza provare quella
morsa al petto che ho sempre sperimentato. Dico, ma almeno così non almeno così non mi provoca dolore. Dico, che è un altro modo di non provare dolore. Ascolta cosa dice il tuo amico Alistair. Dico, non sono più la persona che conoscevi, Emily. Tu, quello che cerchi l'ho, insomma, è andato perduto nell'attico. È possibile che sia proprio questo continuare a ripeterti questa frase che mi hai appena detto che ti allontani sempre di più dalla possibilità di ritornare da me? Io comunque compaio di fianco a Emily e dico a Heathcliff: no, non è andato perduto. E pago due token e per trovare qualcosa di sacro e tiro fuori il lucchetto, anche se è mezzo incenerito. Dico, con le ultime mie forze l'ho salvato dall'incendio, è ancora qua se vuoi. E lei, Emily, ti dice: prendilo, è la nostra ultima occasione, non buttarla via, non gettarla via. Hai speso così tante energie per dannarmi a Alistair? Perché sei ancora così arrabbiato? E prendo un token. Dico, sto perché dico perché non me la merito la felicità. Dico, non dopo tutto quello che ho fatto, non dopo tutte le morti, le dannazioni, una persona come me non merita questa neanche questo simulacro di felicità che mi vuoi dare. Facciamo un patto allora. Vuoi continuare a tormentare gli erediti di Burgess, giusto? Ti stai offrendo come agnello sacrificale, Alistair. Diciamo che se passerai quella soglia, io la posso aprire. Insieme a me, sarai certo che io andrò all'inferno. Però così sarai. Almeno così ti imprigionerò in paradiso. Io immagino comunque che Emily, anche se in questo momento non sta parlando, magari faccia qualcosa o qualsiasi gesto che magari ti possa far tornare alla mente i momenti in cui eravate entrambi in vita. Non so, si tocca i capelli, fa un sorriso, inclina un po' la testa. Dimmi qualcosa che, come dire, che ti ricordi quei momenti. In realtà mi ricordo che era una persona molto egoista. Definitivamente tipo quello che fa è proprio dire a continuare a dirmi di accettare l'offerta di Alistair e passare la e passare entrambi in paradiso. Io intanto a lei do il lucchetto col tuo amore per lei. E sono lì ad aspettare che cosa mi dirai. Emily può romperlo, no? Sì, mi puoi fare quello che vuoi. Ma certo, allora sei egoista, non ci pensa due volte. Appena lo prende, lo infrange immediatamente. Ok, quindi esce. E se non so se deve tipo soffiartelo addosso dopo averlo rotto. Sì, non scopro, magari si apre soltanto tipo, ed esce effettivamente la mia ombra, quella che era rimasta lì dentro, che era appunto l'immagine del mio vecchio me. Sì. E lei con un soffio te la fa rientrare. Sì,
E poi ti porge una mano. Sì, e a questo punto, diciamo, quando lo fa, mi copro gli occhi effettivamente. Per non provare le emozioni che mi causerebbe guardarla. E dico. Lei ti tocca? Insomma, non. E dico. Nessuno di noi due merita il paradiso, Emily, lo sai bene. Lei ti risponde accompagnandolo con un gesto, ripeto, magari non so, ti accarezzava la barba, una roba di questo genere. Sì, ma ai tempi non c'avevo la barba. È un ragazzino, tanto e sei ancora un ragazzino, quindi. Allora ti passava la mano fra i capelli, va bene? Qualcosa di questo genere. E ti dice con tono dolce, sciocchino, lascia che siano loro a decidere. Noi compiamo il nostro passo. Ha detto. È che con è che non mi importerebbe neanche il luogo. Se sono con te, per questo dobbiamo entrambi espiare i nostri peccati. E diciamo, sostanzialmente la prendo entrambi, diciamo, apro gli occhi, diciamo, l'abbraccio, e stavolta quello che faccio è andare dall'altra parte che mi stava porgendo Alistair. Cioè, tu mi offrivi il paradiso. Ah, ok, cioè allora io effettivamente mi avvicino a un muro. Mm-hmm. Pago i miei due token. Sì, e io però me ne vado dall'altra parte. Vado e dico, diciamo, sei una persona di buon cuore, solo solo una persona così potrebbe, solo una persona che si merita il paradiso potrebbe andare all'inferno per una persona come me. E sostanzialmente vado io, diciamo, probabilmente apro un portale. Beh, io ho fatto la mossa con un tocco benedetto che supplico gli angeli e mi arrendo a loro, in modo che aprano una porta sul muro come era successo anni prima. Beh, però non ci devo passare io. Beh, si aprono queste porte. Facciamo, io uso una mossa. Mm-hmm. Sempre forte di lanciare gli oggetti a un bersaglio e ti lancio io dentro alla porta. Ah, mi lanci tu dentro, ok. Sì, l'oggetto sei tu. Tu sei l'oggetto. Quindi fai la mossa con giusta rabbia. Lasciamola passare la rabbia. Ok, quindi ho aperto questa porta di luce e mi butti dentro e io sparisco lì. Con uno sguardo stupito. E non si sa dove finirò. Probabilmente Di ci sta guardando. Di è lui. Non... Dipende, non se, dipende se è in, se è in scena. Sì, beh, non importa. Comunque dico. Andiamo, Emily. La nostra punizione ci sta aspettando. E la tengo per mano, sostanzialmente. Beh, sì. E a questo punto, diciamo, visto che comunque siamo sostanzialmente, non so, probabilmente compare Paimon e apre un portale per gli inferi o quel che vuole, o comunque, diciamo, oppure vai nella zona quella buia del basement. Li abbiamo perso. Sì, nella zona buia del basement. Della cantina. Così se vuoi dire cosa c'è puoi prenderti il token. Ah sì, sì, puoi prendere il token dicendo che cosa c'è. C'è un portale all'inferno. Esatto, c'è l'enorme portale per l'inferno con le nostre porte e noi due sostanzialmente tenendoci per mano ci allontaniamo, diciamo, ci entriamo insieme. Visto che siamo alla conclusione, io direi che Dee è morta bruciata dall'incendio. Proprio vivo così, tristissimo. Ma allora visto che l'ha causato. Sì. L'ho causato e non l'ho neanche. Effettivamente il tuo spirito?
aleggerà per sempre in questa magione. Beh, può essere che tipo ha perso il senno quando è entrato dentro di e quindi non ha perso ogni ricordo di un sé. Ah, vediamo se riusciamo a prendere arrivare a 15, cioè arriviamo a 15 di sicuro. Sì, sì. Infatti la sessione è finita, quindi possiamo mettere i nostri token dentro il contatore di memorie passate. Beh, però tanto solo uno. Però sul manuale c'è scritto che era uno che però deve avere qualcosa in comune con qualcun altro, giusto? Uno che deve avere qualcosa in comune con qualcun altro? Sì, era tipo uno decide di recuperare una memoria che però lo leghi in qualche modo. Qua dice, non diceva così il manuale. Qua dice, alla fine della sessione ogni giocatore dichiara quanti token vuole spendere per quella memoria. Quando lo fai, descrivi un momento di vicinanza con una persona, con altro personaggio. Devi solo, mentre lo fai, descrivi un momento di vicinanza. Che effettivamente non l'abbiamo fatto l'altra volta. Okay, io li ho spesi tutti per aprire i portali, quindi sì. Tu ne hai 6. Io ho 6 token da spendere, li spendo, okay. Tutto dentro. E io ne ho 3, quindi arriviamo giusti giusti. Ok, quindi dovete... Quindi si riempie effettivamente qui e dovete descrivere voi, prima di decidere il ricordo, un momento di vicinanza con un altro personaggio. Ma non è meglio che lo fate voi due che vi conoscevate? Eh no, perché siete voi due che lo mettete di token. Ah, quindi è uno tu e uno Gab. Ma non credo che sia legato a chi li mette. In generale una volta che si arriva a 15 si decide, no? No, no, sono due cose diverse. Quando metti token nel contatore, devi descrivere un momento di vicinanza con un personaggio. Poi decidiamo la memoria che si sblocca. Ok, posso... Con un personaggio che può essere qualsiasi, deve essere per forza Sissi, secondo te? No, qualsiasi, però dice con un main character, quindi o Sissi o Alistair. Ok, diciamo... probabilmente sì, diciamo con Alistair, perché sì, che momento è? Vai parlato. Diciamo direi il momento della tua morte, direi. Ah, ok. Che visto che non è mai stato tu fuori, in realtà ti chiedo così, effettivamente come eri morto? No, sono morto perché io quando eravamo in cantina, stavo facendo un rituale con il culto, c'era Timothy legato all'altare, io dovevo sacrificarlo, a un certo punto non ce l'ho fatta, ho fatto cadere il pugnale ed è successo quello che abbiamo già visto, cioè gli altri del culto mi hanno preso e hanno ucciso me. Ok, diciamo il primo momento che probabilmente ormai è scomparso fino adesso dalle memorie di entrambi, diciamo, con tutto quello che è successo, effettivamente io che ti accolgo nel regno dei morti, e sostanzialmente tu hai agitato perché non sapevi che cazzo dove cazzare eccetera eccetera, io ti prendi, ti ho svezzato sulle stelle fantasme e me ne ero andato, diciamo, ringraziandoti, anche se non hai mai, diciamo, anche se non ho mai specificato perché. Ok. Invece Sissi descrive un momento di vicinanza con un altro, o Alistair o Heathcliff. È che ultimamente ho fatto talmente tante cose per conto mio che... Ma può essere un momento anche nel flashback. Sì, antecedente, sì. Se avete qualcosa da suggerirmi, sono aperto a stessi suggerimenti. Oppure qualcosa che non si è mai che non abbiamo visto, ad esempio per esempio magari tu conoscevi Alistair quando era ancora vivo, no? Ci potrebbe stare, sì, visto che eravamo tutti e due giovani insieme, avevamo la stessa età. Ok, visto che tu eri coetanea di Jeremiah e io sono suo fratello, più o meno avevamo la stessa età. Allora magari un momento in cui io rompevo le balle a Jeremiah e tu sei intervenuto, può essere? Ah, sono intervenuto per difenderlo, per quello che vuoi. Ok, sì, quindi nel momento che tu lo stavi prendendo in giro io ho preso le difese di mio fratello. Anzi, sei intervenuto perché io non lo stavo solo prendendo in giro, lo stavo proprio tagliuzzando con quella famosa lama arrugginita che diceva che io mi porto nella memoria. Esatto. Ok. E
Ora oh, abbiamo sbucato... sì, non piace proprio a nessuno. Sì. Diciamo che... e come se la... Si meritava la fine che ha fatto. E come la tipa con i capelli rossi in Midnight Mass, che tutti odiano ed è cattiva fino alla fine. Fino alla fine, esatto. E allora abbiamo sbloccato la memoria. Decidiamo di chi è. Una memoria del passato. Beh, facciamo il tuo personaggio. Se è andato in paradiso, è l'unico finale bello. Che però è la memoria del passato. Ah, del passato, giusto. Chi è che di più di... Secondo aveva... me ha senso una memoria di Heathcliff di quando era vivo. Sì. Visto che lui è, beh, cioè, a questo finale con Emily, l'ultima cosa che scopriamo è una sua memoria legata, penso, a Emily. Mm-hmm. La memoria che in realtà mi era comparsa quando si era aperta quella porta, sostanzialmente. Mm-hmm. Ed era la memoria di, diciamo, di io e Emily, che in realtà eravamo più bambini, cioè ero all'età del mio fantasma, sostanzialmente, che è abbastanza giovane. Siamo proprio scappati di casa. E io sono stato, diciamo, malmenato dal maggiordomo, ma dal servo di Joseph. Mm-hmm. che faceva da giardiniere, eccetera eccetera, e mi aveva saccagnato di botte, sostanzialmente. Sono scappato ed Emily effettivamente mi è venuta dietro e sostanzialmente mi ha pulito le ferite, mi ha lavato e poi, diciamo, mi ha bendato, e poi, diciamo, sostanzialmente siamo addormentati insieme su, diciamo, tra i campi ventosi della, diciamo, delle rocce, della maggiore, le valle di fieno, sostanzialmente si chiude con io che mi sveglio e che dico un giorno fuggiremo insieme. Oh. E il sorriso. Va bene, quindi con questa memoria, che è l'ultima memoria di mm-hmm. prima di scendere all'inferno, si conclude la nostra breve storia di Our Hunt, e si conclude anche la dinastia del fabbricante di bambole e dei fantasmi che abitavano la magione. E quindi niente, spero che il gioco vi sia piaciuto. È un ricordo che è un belonging, outside belonging, anche se ha delle regole leggermente diverse dagli altri, ad esempio la cosa delle stanze, però secondo me ha fatto onestamente il suo lavoro di innescare una storia di fantasmi e di memorie. E niente, spero che vi sia piaciuto ascoltarci, e ci vediamo presto per altre storie. Grazie. E ciao. Buonanotte a tutti.